Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 luglio. Ci sono un sacco di notizie divertenti oggi sui giornali. Partiamo soprattutto da quelle, diciamo, sul quali noi siamo fissati, cioè il Covid, ma poi ci saranno autostrade, il decreto sicurezza, ci saranno altre cose. Sul Covid, guardate, è una storia straordinaria, perché nei giorni scorsi avete visto che arrivavano attraverso un aereo della Qatar Airways, una compagnia aerea fichissima, arrivavano la sua... I suoi aerei sono, magari viaggiare con Qatar Airways, arrivavano delle persone dal Pakistan. Queste persone dal Pakistan avevano il Covid. Allora io ho pensato nella mia testa bacata e malata che se uno prende un aereo per venire in Italia con il Covid, quello che prende l'aereo avrà il Covid, lo dobbiamo tenere certamente in isolamento, però insomma è uno che un lavoro ce l'ha in Italia. E quindi nella mia testa bacata ho pensato, ma che strano, quelli che arrivano con l'aereo e col Covid vengono rispediti, e con un lavoro vengono rispediti a casa loro. Quelli che invece stanno nei barconi presi dalle ONG che non sono la Qatar Airways e che probabilmente non hanno un lavoro e che hanno il Covid, invece vengono tenuti in Italia nei campi di nei campi dove poi dopo verranno, ovviamente se ne andranno via senza far perdere le tracce. Ho pensato che questa fosse una cosa strana, no? Voi che pensate? Ma poi ho ancora pensato di più leggendo oggi i giornali in cui c'è scritto che sono vietati gli arrivi da 13 paesi in Italia. Vince la linea Speranza, dicono i giornali di oggi, che abbia addirittura soggiornato in quei paesi negli ultimi 14 giorni, beh, insomma, non può neanche pensare di arrivare in Italia. C'è il Perù, c'è il Brasile e manca il Pakistan. È fantastico, manca il Pakistan, manca il paese dal quale tutto questo casino è nato. Quindi dal Pakistan si può venire in Italia, nonostante ci sia resi conto che proprio dal Pakistan sono arrivati in questo momento i malati. Questo è il modo di fare, insomma, del nostro comitato tecnico scientifico straordinario. Io la trovo, oggi il Messaggero ci racconta un'altra cosa del Comitato Tecnico Scientifico, che per la verità oggi intervista il suo presidente Chemiozzo, che è una persona per bene della Protezione Civile, ma il punto è che il Messaggero ci racconta come il Comitato Tecnico Scientifico abbia chiesto al governo di far sì che si proroghi il governo lo stato di emergenza. Qualcuno di voi sulle chat girava questa idea che lo stato era in stato di emergenza fino al 31 dicembre. No, lo è fino al 31 luglio. Il Comitato Tecnico Scientifico, quei cagoni che ci stanno facendo i protocolli per i quali sta morendo questo paese, perché loro sono chiusi là e pensano all'ottimo e non pensano al bene del paese, come sapete il meglio è sempre nemico del bene. Bene, insomma, questi del Comitato Tecnico Scientifico dicono: siccome arriverà la seconda ondata, che non è arrivata dopo tutti la chiusura del lockdown, dopo gli aperitivi, dopo tutte queste cose, non è arrivata. Beh, insomma, il Comitato Tecnico Scientifico cosa vuole? Dice al governo: prendetevi un altro stato di emergenza fino al 31 dicembre. E il governo, in questo ridicolo gioco delle parti, in cui con lo stato d'emergenza può decidere attraverso un DPCM, cioè un decreto che decide senza filarsi nessuno, il governo non lo so se lo prendo, ma certo, gli ha alzato la palla, quelli schiacciano ben contenti di prendersi il DPCM, eccetera. Io spero che le opposizioni su questo facciano il casino che meritano. Un'altra storia riguardo alle minchiate che abbiamo raccontato e che oggi non hanno, secondo me, il giusto spazio sui giornali, è la questione del Pio Albergo Trivulzio. Ma ve lo ricordate il Pio Albergo Trivulzio, che si fece tutta quella polemica, come si sta facendo ora con i camici? Aspettiamo un paio di mesi e poi vedremo come finisce la vicenda dei camici di Fontana, perché bisogna rompere le balle a Fontana, alla Lombardia. Vi ricordate il Pio Albergo Trivulzio, che peraltro non dipende dalla regione Lombardia, dove sono morti tutti, colpa di Gallera? Io ho fatto le trasmissioni in cui insultavano Gallera per il Pio Albergo Trivulzio e per le sue direttive. Ebbene, fanno una commissione per vedere quello che è successo nel Pio Albergo Trivulzio. Nella commissione ci sono signori del tipo Gherardo Colombo, non l'ultimo, voglio dire, dei magistrati italiani, tra l'altro il più bene di loro. C'è uno che si chiama Canzio, capo dell'anticorruzione della Lombardia, non come hanno fatto tutto quel casino indegno perché avevano messo una di Italia Viva, cioè una renziana, a presiedere le commissioni d'inchiesta. No, hanno messo due che sono totalmente fuori dal giro della Lombardia. Sapete che hanno detto? Che alle RSA del Pio Albergo Trivulzio, della Baggina, sono morte meno persone in media che in tutte le altre RSA. Avete capito? Cioè, abbiamo fatto un culo così alla regione Lombardia, a Fontana, che non c'entrava nulla,
ai Lombardi, alla Baggina, al suo amministratore delegato. Le abbiamo fatto un culo così mediatico e poi dopo un mese scopriamo: no, scusatemi, sono morte meno persone di quanto sono morte in tutte le altre RSA. Peraltro, se c'è qualche cosa che hanno scoperto è che c'è un tasso di assenteismo dei dipendenti della Baggina del 65%, cioè un tasso di assenteismo altissimo. Racconta Mattia Feltri, anche non avevano le mascherine, cioè dei problemi ci sono stati, ma tutta quella retorica, cioè morti della Baggina, colpa di Fontana, era tutta una fake news. Ovviamente oggi due righe sui giornali. Nel frattempo, due righe sui giornali, per fortuna che c'è soltanto il giornale, il nostro giornale, che lo scrive, e toc toc, lo palco. Tu, virologo, che dici con un tweet la fortuna è cieca, il virus no, quando beccò Boris Johnson. Tu, virologo, che io caccerei da ogni tipo di consesso civile, cosa hai fatto? Fantastico, ce lo ricorda il giornale. Il primo candidato del PD. Nella lista di Emiliano, nella lista della Regione Puglia, c'è il virologo Lo Palco. Cari amici miei, Andriesi, Canosini, Trani, di Bari, di Foggia, di Taranto, di Lecce. Qua la cosa è molto semplice. Lo Palco, uomo che gode se si prende il virus Johnson, è diventato un candidato del PD. Se a voi vi piace questa roba qua, ditemelo, perché io sono dall'altra parte. Io sono proprio esattamente dall'altra parte. E poi troveremo, vedrete, Ricciardi, quello dell'OMS, garantito che lo cambia qualcuno se ci riesce, e compagnia. Burioni, secondo me, fa più soldi e più marketing con la sua Ferrari, e Ferrari inteso come consulenze, che candidandosi, molto più furbo di tutti gli altri. L'altra seconda grande questione di giornata è il governo su autostrade. Beh, e lì c'è qualche giornale, come, non mi ricordo chi è che lo dice, Sorgi sulla Stampa, che è il giornale più aperto, che la situazione delle autostrade, che dopo 2 anni si sono svegliati. Ma perché si sono svegliati? Perché il governo si è svegliato? Ve lo dico solo una cosa che non racconta. Il problema è che Salini in Pregilo, che oggi si chiama WeBuild, ha costruito il ponte in un anno, cioè a tempo di record, grazie al sindaco di Genova Bucci e grazie al commissario Toti, questi hanno costruito il ponte in un anno. E dopo che hanno costruito il ponte, oggi ci sono le foto e stanno rifacendo il manto stradale, faranno il manto stradale, non sapevano a chi darlo, quindi il governo ha dovuto dire: dallo all'unico che c'ha la concessione lì. Non potevano darlo a Babbo Natale, glielo hanno dato ai Benetton, che gestisce 3.900 km di rete autostradale. Avendogli dato questo cavolo di ponte, si è riaperta quella roba che già 2 anni fa aveva detto Conte: togliamo la concessione. In questo trick e track, questi che hanno fatto? Zero! Nulla, né l'hanno tolta né l'hanno messa. Nel frattempo i Benetton hanno investito evidentemente di meno, anche perché sono stati uccisi finanziariamente da un articolo del decreto mille proroghe, per cui loro sostanzialmente, se gli tolgono la concessione, gli daranno molti meno soldi, quindi gli investitori sono andati via da Benetton e inevitabilmente l'azienda è andata a picco. Ma il punto fondamentale è che non hanno ancora deciso. La De Micheli, dicono il ministro dei trasporti, una che traballa, ma a febbraio di quest'anno aveva detto la De Micheli che era pronto il dossier. Oggi devono decidere entro lunedì, entro 24 ore che devono decidere. La sostanza è che il governo vuol far entrare all'interno di Aspi, cioè la società che gestisce le autostrade italiane, vuol far scendere i Benetton e vuol far salire Cassa Depositi e Prestiti, di maniera da pensare che controlla meglio, ciao core, le autostrade italiane. I Benetton sono restii a far scendere questi signori. E poi c'è un altro problema: se entra un socio che fa diminuire il peso dei Benetton, devono pagare i Benetton. Allora si deve fare un aumento di capitale, che vuol dire che i Benetton non ottengono nulla in cambio di questa loro discesa nel capitale di Aspi, ma i soldi che entrano, 400-500 milioni, servirebbero a aumentare i finanziamenti e gli investimenti dei Benetton, che devo dire che negli ultimi anni tutto si può dire tranne che abbiano fatto in maniera doviziosa. Su questo ci sono pochi dubbi. Il punto è che tra non aver investito e togliergli la concessione, la via di mezzo di dire fare un culo così ai Benetton e da ora in poi dovete investire come non ci, se non ci fosse un domani, ne passa appunto molto il mare. Ovviamente la scelta più ragionevole non è stata fatta, perché la scelta deve essere ideologica, cioè far male ai Benetton. E poi chi le gestisce, come si chiedono oggi un po' i giornali, se togli 3.900 km da domani, quando è tolto la concessione ai Benetton, e rischi cause miliardarie, perché non è che si può fare così a babbo di... vabbè, avete capito. E poi dopo chi la gestisce? L'ANAS, che non riesce a investire i suoi 23 miliardi. Chi la gestisce questa roba qua? La diamo a una grande multinazionale straniera che viene qua a fare esattamente quello che più o meno facevano i Benetton in tutto il mondo? Beh, straordinaria l'intervista di questo Margiotta, che è il sottosegretario alle infrastrutture del PD. Nella prima riga
Nella prima riga dell'intervista Margiotta dice: a monte c'è una concessione che si regge su un atto del 2008, quando al governo c'era il centrodestra. Avete capito? È colpa del centrodestra. Questo fenomeno di Margiotta dice è colpa del centrodestra. A parte il fatto che sia colpa di sinistra o destra è rilevante fino a un certo punto, il casino lo stanno facendo loro. Ma il punto vero è che la concessione gliel'hanno dato Prodi e gli amici loro. Adesso considerare i Benettoni amici del centrodestra è come considerare il sottoscritto biondo coi ricci, anzi coi ra. Un rastone, Porro è un rastone, Margiotta, Porro è un rastone, c'hai i dreadlocks, non te ne sei accorto? Io sono pieno dei dreadlocks, questa è la stessa identica, diciamo, follia dire una cosa di questo tipo che dire che è colpa, diciamo, dell'amicizia centrodestra Benetton, però questo pure oggi viene servito sui giornali. Che altro dice? Ah, poi nel frattempo hanno indagato il nuovo amministratore delegato delle autostrade. Da gennaio c'è un nuovo amministratore delegato, hanno fatto fuori Castellucci, l'insopportabile Castellucci, il precedente amministratore delegato l'hanno fatto fuori, hanno messo uno che stava interno alle autostrade, indagato perché le barriere antirumore proprio sulla Genova Voltri sarebbero state fatte in maniera, diciamo, non perfetta, e indagano l'attuale amministratore. Quando esce oggi, questa è l'Italia, per cui tra un'indagine, una politica fatta da Margiotta che dice che è colpa del centrodestra, i grillini invece che non sanno neanche dove ritornare a casa, visto che vi ci sono scappati qualche mese fa, è un disastro. Nel frattempo la Corte Costituzionale della solida Cartabia, una 57enne, che guardate che se continua così fa Presidente della Repubblica, la prima Presidente donna, perché sta facendo tutte le cose giuste, cosa fa? Abolisce una parte del decreto sicurezza. Sapete qual è la parte del decreto sicurezza che abolisce? E in realtà, in virtù dell'articolo 3 della nostra Costituzione, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente da razza, sesso ed età, beh, insomma, e il motivo è che è illegittima nella parte in cui prevede la preclusione all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Salvini e ha perfettamente ragione, e non c'è bisogno di essere un salviniano per dire che ha perfettamente ragione, dice: ma se il 50% di coloro che chiedono asilo non ricevono l'asilo e vengono considerati clandestini, il 50%, per quale diavolo di motivo gli vuoi dare la residenza anagrafica prima che questi ottengano la possibilità informale di non essere considerati clandestini? Cioè, noi diamo il 50% in automatico, secondo la Corte Costituzionale, la residenza anagrafica a persone che poi sappiamo che uno su due non avranno più la possibilità di stare in Italia e avranno detto minchiate per rimanerci. Tra l'altro, che vuol dire la residenza anagrafica? Perché poi tutto questo, questa ingiustizia, cos'è? Che non possono prendere la patente. Cioè, questo è il tema. Pensate un po' voi, il clandestino, il bengalino che viene in Italia attraverso il barcone, si fa la differenza di quelli che arrivano con Qatar Airways qualche giorno di quarantena, poi esce, poi chiede l'asilo. Uno su due non ha diritto, poveraccio, non gli facciamo neanche fare la patente in Italia. Beh, insomma, ragazzi, siamo nella follia più totale. L'altra cosa, diciamo, politicamente importante di oggi è il Prodi con il Cavaliere. Questa roba che Prodi ha detto che non si scandalizza di Forza Italia al governo e che la vecchiaia porta saggezza fa impazzire il Fatto Quotidiano. Ancora tu e il titolo del Fatto Quotidiano riguardo a Berlusconi e a tutti quanti i soggetti che lo aiuterebbero, e gli rode da morì, perché questi del Fatto Quotidiano puoi fare un pezzo di travaglio, parte dalla Villa San Martino che l'avrebbe tolta, cioè una serie di robe su Berlusconi che potete immaginare, il che voglio dire da un, cioè il punto vero che il partito e il giornale di Conte, Di Maio e di Casalino si rendono perfettamente conto che il rischio che Conte ha i giorni contati, siccome loro sono passati da Di Maio, poi sono passati per Casalino, poi sono passati per diventare contiani, sono sempre bonafediani, se gli si rompe questo giocattolino, secondo me guadagnerebbero copie, perché sono diventati una specie di agenzia Stefani del regime. Ma per loro invece, che evidentemente gli piace stare nel potere, beh, insomma, questa roba qua gli dà veramente fastidio. Io, se fossi loro, tiferei perché cadesse il loro governo di incapaci, perché potrebbero finalmente fare l'opposizione a un altro governo, secondo me, di più capaci. Però queste, insomma, sono logiche di cui non vi voglio neanche parlare. Intervista alla Boschi, che si dice sulle autostrade rischia di cadere il governo. Insomma, si delineano dei torbidi sul castello di Blendings, direbbe Jeeves, in un bellissimo libro di Woodhouse. L'Azzolina e il software è una cosa stupenda. Il software mi
misura tutto, cioè l'Azzolina, ce lo ricordo oggi il Corriere della Sera, su questo software che avrebbe dovuto misurare le distanze tra una cosa e l'altra. Tra l'altro ce l'ho anch'io nel mio telefonino sto software, ma l'Azzolina, ha trovato il software misura tutto. L'inadeguatezza dell'Azzolina è raccontata oggi dal Corriere della Sera. Ma avevo visto un pezzo che mi interessava, perché non ve l'ho citato, di Gandola, che mi piaceva. Che cos'era quel pezzo di Gandola che è? Mancato rilascio, l'intervista da Boschi, ancora tu, niente, non lo riesco a trovare, ma io direi che con questo per oggi ho detto tutto. Mi raccomando, sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni. Ciao.